dirvi la verità, ragazzi, è tipo 2 ore che sono qua davanti alla telecamera che cerco di trovare le parole giuste per spiegarvi la complessità delle emozioni che sto provando in questo momento, ma credo che comunque questo sia veramente il video più difficile che io abbia mai realizzato. Ma ci proverò. Tutto, ragazzi, iniziò 2 anni e 3 mesi fa, quando ricevetti per la prima volta la chiamata Fanatic per far parte del team Roma Esports, ovvero il team di Roma e di Fanatic di FIFA, nel cui progetto all'inizio prevedeva avere me come giocatore italiano, giocatore che giocava nelle competizioni italiane di Xbox, visto che sono un giocatore Xbox, e nel contempo promuovere l'esport in Italia, aiutare il brand a crescere Roma Fanatic in Italia. Insomma, lavorare sotto questo punto di vista italiano. Mentre Poger, che era il giocatore inglese del nostro team iniziale, doveva essere il giocatore internazionale che ci rappresentava nelle competizioni internazionali. E poi c'era Aman, il giocatore americano con 300.000 follower, 200.000 follower su Twitch, un numero del genere, che appunto ci avrebbe rappresentato sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista americano, visto che ai tempi c'erano ancora le regionali e quindi giocava alle competizioni americane. Il progetto col tempo ovviamente è mutato, è cambiato, tantissime volte si è sviluppato, siamo cresciuti, sono cambiati i teammate, infatti Pocher ci lasciò dopo un annetto, mentre Aman dopo 6 mesi, rimasi per tanto tempo l'unico giocatore del team iniziale, e poi ovviamente ci hanno raggiunto tanti altri giocatori, come Runners, come Zim, come Ralle, come Babosa, come Zachmor, come Dami, Enzo il nostro analista, insomma il team si è sviluppato e cambiato in continuazione e insomma il progetto è andato avanti. Le persone da ringraziare lungo questo percorso insieme a Roma Fanatici sono veramente tantissime. Dovrei veramente ringraziare tantissime persone perché nel corso di questi 2 anni in Roma Fanatici ho avuto veramente la possibilità di incontrare talmente tante persone che dovrei ringraziarne un'infinità. Farò fatica a ringraziarle tutte, a nominarli tutti, per cui farò delle menzioni speciali. Voglio partire da Colin Johnson. Colin, per chi non lo sa, o anche detto per gli amici Coyo, è il team manager di Roma Esports e di Roma Fanatica. È dietro questo progetto ormai dagli albori, dall'inizio, è sempre stato in questo team. Sicuramente lui è una delle figure che devo ringraziare di più perché lui ha sempre creduto in me, è la persona che ha creduto in me fin dall'inizio. Senza di lui probabilmente questo progetto non sarebbe in piedi, ovviamente l'unione fa la forza, ma lui è stata una figura chiave nella realizzazione di questo progetto. Mi ha sempre coperto le spalle, mi ha sempre difeso, ha sempre creduto in me fino all'ultimo momento, quindi vi assicuro ragazzi di trovare nella vita dei capi di lavoro, dei team manager che credano in voi perché è veramente molto importante. Ci tengo poi a ringraziare Patrick Sattermon, co-owner dei Fanatic, lui è una leggenda di CSGO e ragazzi è stato veramente un onore fin dall'inizio far parte di un team come lui. Ricordo quando per la prima volta parlai con i Fanatic, parlai con lui, che lui fu il primo di Fanatic con cui parlai, mi sentivo veramente di fronte a una leggenda perché lui è una leggenda dell'esport. E parlare con lui era già un onore, poi farne parte, avere la possibilità di conoscerlo di persona è veramente una persona da rispettare, perché Patrick, ragazzi, è veramente un grande ed è stata una delle figure più importanti di questi 2 anni, quindi grazie anche a Patrick. Un'altra persona, ragazzi, che ci tengo a ringraziare tantissimo è Wouter, il CEO dei Fanatic, l'amministratore delegato, una figura squisita, come del resto tutti quelli che fanno parte di Fanatic. Wouter è una delle persone più a modo che io abbia mai conosciuto nella mia vita, veramente una figura squisita e non è un caso che sia a capo di un'organizzazione così fantastica. Poi veramente ragazzi di persone da ringraziare ce ne sono tantissime, da Alex della Roma che ci ha sempre supportato e aiutato in tutto, Melissa che si occupa del PR della Roma, in Fanatic le figure che mi hanno aiutato sono infinite e quelli che hanno fatto parte di questo fantastico progetto ragazzi è stato un onore. La cosa più bella, ragazzi, è che da un team siamo diventati una famiglia e in questi 2 anni abbiamo scritto pagine davvero importanti. Però purtroppo, come tutto nella vita, ragazzi, del resto ha una fine. Negli ultimi 2 mesi non siamo riusciti a trovare una visione comune per riuscire a proseguire i nostri rapporti assieme e quindi siamo arrivati a questo punto. È arrivato, ragazzi, però è il momento di annunciarvi qual è il mio prossimo step, quale sarà il mio prossimo team. Quindi, ragazzi, vi presento il mio nuovo team. Quindi onorato ragazzi e molto felice di poter annunciare che da oggi farò parte di questo progetto e team molto ambizioso, il Team Clash. Il Team Clash ragazzi è stato ideato dalla visione di Luca Pagano che è un grandissimo giocatore di poker e un imprenditore italiano. È una persona squisita, non vedo l'ora di farvelo conoscere nei video. Farò parte del team di FIFA dove ci saranno anche Crazy Fat Gamer, il campione italiano di PlayStation 4, e Rose, un'altra conoscenza del passato che comunque è arrivato sesto se non sbaglio al campionato italiano, che anche lui è un grande giocatore. Inoltre c'è Sergio, che è il nostro team manager,
Ma comunque avremo modo di raccontarvi di più, di farvi vedere di più chi è, cosa sono i Clash, qual è il team, qual è il loro progetto molto presto. Infatti ragazzi, molto presto, scrivetemi anche un po' nei commenti se avete magari delle domande, se c'è qualcosa che vorreste sapere sul team Clash, su uno dei giocatori o sul team manager o su qualunque cosa, fatemi le domande qua sotto, perché molto presto ragazzi, tra il 16 e il 17 sarò in Clash House. Loro infatti ragazzi hanno questa gaming house di 2000 metri quadrati a Treviso, è una roba immensa e non vedo l'ora di farvela vedere ragazzi perché vi fa capire quanto ambizioso sia questo progetto e quante cose potremo fare assieme. Quindi ragazzi vi invito ad andare a leggere il comunicato qua sotto dei Clash, vi ho lasciato il link nei commenti e in descrizione. Spero ragazzi che siate felici quanto me di far parte di questo progetto. Ringraziamo Roma Fanatic per quello che sono stati questi 2 anni fantastici e ci vediamo sul campo. Bella a tutti!